Eccomi qua, sono Andrea Bruno, mi trovo al confine tra la Malesia e l'Indonesia. Questo è un mercato locale, una zona di scambio. Ho già fatto un altro clip in questa zona, continuo e vi mostro un po' cosa si trova. Qui abbiamo della frutta messa in un barattolo, probabilmente con del saccarosio, i famosissimi biscottini del posto. E nell'altro lato troviamo sempre delle delizie locali, eccole qua. E non manca l'abbigliamento con i colori classici del posto, tipici. Qui è tutto originale, come potete vedere abbiamo i vestiti autoctoni. E in questo mercato si trova un po' veramente di tutto. Qui abbiamo, guardate questo qui che bello qua, delle borse fatte con le perline, da tante oggettistiche fatte con le perline. Qui abbiamo delle cose molto interessanti perché sono prodotti autoctoni, fatti con gli scampoli della stoffa cuciti assieme. Ecco, abbiamo, qui non buttano via niente. Qui abbiamo un servizio che non so a cosa serva, degli oggetti fatti in ramo, ottone, un ventaglio, che qua è la cosa che occorre di più, più essenziale. Qui invece abbiamo dei papiri, qui vendono dei papiri scritti in una lingua probabilmente autoctona locale. Io questi caratteri, vi dico la verità, nelle altre città del Borneo non li ho mica visti. Comunque sono, ecco, siccome qui c'è l'incrocio di diverse culture, queste composizioni sono palesemente di stile musulmano. Ecco, questo qui per esempio è il Corano, questo è il Corano. Abbiamo diverse rappresentazioni. Qui abbiamo delle biciclette, delle motorette fatte con dei materiali molto poveri. Qui una, cos'è questa, una specie di un coltello, la famosissima barca nella bottiglia. Ecco, abbiamo tante cose interessanti per il cosiddetto turista pellegrino viaggiatore. Ecco, il mio giro continua. C'è una calura allucinante, il posto in questo momento è posto equatoriale, all'interno quindi, oltre il clima equatoriale continentale che è proprio il massimo, e lo zenith, il sole a ribattone. Come guardate, le persone non hanno l'ombra, vedete, non c'è l'ombra delle persone, camminano senza l'ombra, ecco. E qualcheduno che non è stupido va in giro con l'ombrello, ecco, potete vedere. Anche più avanti la gente si muove con l'ombrello. Qua abbiamo un chioschetto tipico con del vestiario che è essenzialmente quello che usa la gente del posto, con i colori locali, così anche le forme, le figure. Ecco qua. Se non mi vedrete svenire dalla cadura, vi porterò più avanti. Guardate, questa via qui l'ho fatta tutta in moto, è lunghissima, si trova veramente di tutto. Io ho già un'occhiata, così gliel'ho data, così. Ah, qui hanno anche t-shirt, lì più avanti c'hanno, ecco qua, sono arrivati anche qui quelli dello stile occidentale. Sono arrivati anche qua, ecco qui troviamo tante cose da poter comprare. E queste qui sono dei famosissimi pantaloni Zulu, anzi poi magari ne provo un paio, che se mi vanno bene un paio di pantaloni Zulu me li prendo. Ecco qua, il giro continua, andiamo avanti, vediamo cosa c'è qua. Ecco, qui abbiamo dei copricapo per signora, secondo la più antica tradizione islamica.
lì abbiamo un chioschetto che fanno da mangiare delle buonissime frittelle, delle crocchettine fatte facendo friggere i vegetali locali, ecco. Qui abbiamo delle crocchette buonissime. Qui abbiamo invece il pollo dei Würstel, che loro li preparano, poi li lasciano lì a macerare dei giorni sotto il sole, perché gli dà quel sapore, sono più buoni così. Il nostro giro continua, qui i soliti tuberi, giocattoli. Ecco, lì abbiamo, loro non usano i chips, le patatine, usano far seccare un po', questo anche il russo, visto i pesci, quelle cose lì, gamberi seccati, tutta roba seccata come croccantini. Questi qui le lische di pesce, loro mangiano queste cose qua, no? Sono lische di pesce, le lische di pesce l'ho viste anche al supermercato, lische di pesce con i semi del finocchio, che sono croccantine, hanno quel sapore veramente delicato, buonissimo. Eccoci qua, qui abbiamo un altro con i croccantini, qui abbiamo un po' di frutta. Eccoci qua. E il giro continua, qui abbiamo, ecco qua, del, questa qui sarà, sono delle spezie, sembra della cannella, no? Può essere, un po' boh, delle nocciole, cannella, spezie locale. E qui abbiamo della produzione autoctona fatta usando ciò che offre la foresta. Eccoci qua, dei bellissimi sgabelli per bambini, io ci metterei lì sopra seduto Berlusconi. Qui è il famosissimo sgabello per bambino, così lì sta buono, bello tranquillo. Qui abbiamo il dondolo, qui abbiamo un bellissimo set dal giardino, qui sono tutti contentissimi che filmo la loro produzione locale. Qui abbiamo delle ceste, chissà che uso possono avere, sembrano delle trappole per metterci dentro l'uccellino, perché ho visto che qui hanno quella mania di tenere imprigionati gli uccellini, così dopo cantano, hanno un po' quel brutto vizio lì, tengono imprigionati questi poveri uccellini. Eccoci qua, qui siamo già in un'epoca più moderna, abbiamo fatto un salto avanti di 200 anni tutto di botto. Eccoci qua, qui abbiamo queste maschere, tutte produzioni locali. Ecco qua, guardate come sono brutte. Più sono brutte, più sono belle. Eccoci qua, il nostro giro continua. Appoggio la macchina al solito posto, improvvisato. Ok ragazzi, ecco, anche vista la calura credo di non proseguire più oltre. Bene o male una visura d'insieme di quello che offre questa località ve l'ho mostrata, ve l'ho fatto vedere. Fa troppo caldo per andare avanti, cercherò un posto dove rinfrescarmi, mi andrò a buttare nelle acque del fiume col coccodrillo, però avrò in qualche modo un po' di sollievo. Ci sentiamo alla prossima e continuate a seguirmi in queste entusiasmanti puntate di Te la do io la Malesia. Ciao!